Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma. Allora, mi fanno notare molte persone, anzi, mi fate notare molti di voi, miei carissimi telespettatori, mi fate notare che venite ogni giorno tartassati più volte al giorno da tante chiamate, tante telefonate di centralini, di call center che propongono, da quando c'è il Mercato Libero qua, propongono di cambiare gestore e per la telefonia e per la corrente elettrica e per il gas e passate di qua, passate di là, lei paga troppo, prende la bolletta, ci risulta che lei sta pagando più del dovuto, ci risulta di qua, ci risulta di là. E siccome queste chiamate sono a volte anche assillanti, ora lo vedo pure per me stesso, che una volta usciva un prefisso fisso, ora sono tutti numeri di cellulari e quindi sembra che ti stai chiamando qualche amico, qualcuno così che magari non hai memoria al telefono e invece sono sempre per questi motivi qua. Allora, per carità, io dico che anche chi lavora in un call center deve lavorare perché è giusto che si guadagni la giornata, è giusto che si guadagni il suo stipendio, quello è un lavoro come tutti quanti gli altri ed è un'occupazione che dà lavoro a molti giovani, a molte persone. Quindi il loro mestiere è quello, gli danno, penso, io non so come funziona esattamente, ma penso che gli danno degli elenchi a seconda della ditta che fa il contratto e loro devono pubblicizzare un determinato prodotto, vengono istruiti su quel prodotto lì, cosa devono dire, come devono convincere il cliente ad aderire, eccetera. Però, ribadisco, è giusto che chiamano. La cosa che non reputo giusta è quando chiamano per lo stesso gestore, chiamano 10 volte al giorno. E questo lo posso dire con certezza perché se chiamano per la corrente elettrica a nome di una società che gestisce la corrente elettrica, uno dice va bene, non sono interessato, sto bene, dopo 5 minuti richiama un altro con un altro numero di cellulare e richiama per la stessa compagnia della corrente elettrica e poi dopo 3 ore richiama un altro con un altro numero diverso e per la stessa compagnia. Signori, cioè, organizzatevi un attimino con questi computer che avete, fate in modo che se un cliente lo avete contattato da una postazione per una determinata compagnia e poi non richiamatelo il giorno dopo, 2 giorni dopo o la stessa giornata per la medesima situazione, perché poi si diventa antipatici, la gente risponde male, diventa volgare e quel povero ragazzo, quella povera ragazza che sta al di là del telefono si prende anche gli insulti. Di cittadini che non ne possono più perché è un continuo chiamare, 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 chiamare. Quindi io sono favorevole a questi ragazzi che hanno bisogno di lavorare, però sono contrario a chi li gestisce, che non sono organizzati in modo da non richiamare sempre le stesse persone, perché poi quando si insiste si diventa antipatici. E a proposito di queste chiamate che fanno, quindi che ci passa con noi, passa di qua, passa di là. Ho avuto modo di sentire, sempre da parte di voi, telespettatori, che qualcuno effettivamente ha aderito e ha cambiato in meglio. Quindi ha cambiato il gestore telefonico, ha cambiato la società del gas ed è passato a dei piani tariffari migliori. Ma ho sentito anche molti che invece hanno preso la fregatura. Perché? Perché la voce che stava al di là del telefono non era un call center vero, non era per conto di una società vera, ma era tutto finto, tutto fasullo, in modo da far credere che stavano parlando con una società, invece si stava parlando con qualche altra impresa, così da quattro soldi, che
che hanno fatto poi dei contratti che lì per lì sembravano vantaggiosi, e poi dopo la seconda e terza bolletta questi contratti si sono rivelati delle vere e proprie truffe. Beh, signori cari, se dice a Sulmona, a usanza nuova non corre. Cioè, bisogna avere prudenza con le nuove usanze. Perché si dice a usanza nuova non corre? Perché quando ci viene proposto qualche cosa di innovativo, di migliore, di nuovo appunto, e non ci dobbiamo far prendere subito dalla curiosità, dall'entusiasmo che abbiamo risolto i nostri problemi e quindi aderiamo immediatamente. No, bisogna un pochettino valutare, bisogna un pochettino riflettere, prendersi il proprio tempo, consultarsi con qualcun altro e sentire se è proprio il caso di farlo. A Sulmona teniamo, grazie a Dio, ma anche in qualche paese qua nelle vicinanze ci sono degli sportelli di diverse compagnie per l'energia elettrica, ci sono gli sportelli di diverse compagnie per il gas, e così come ci sono tutti i negozi di tutte le compagnie telefoniche. Allora io dico, consiglio, piuttosto che sentire chi ci chiama che non sappiamo chi è, che ci dice un nome, ma non è detto che sia quel nome vero. Anche perché ci chiamano da un numero che se uno lo prova a rifare, c'è la voce che dice il numero da lei composto è inesistente. Quindi è un numero che ti consente solamente le chiamate verso di noi, ma non consente più la chiamata nostra verso di loro. Quindi sarà capitato anche a voi che quando provate a rifare quel numero lì di quel cellulare, il computer vi dice: gentile cliente, il numero da lei composto è inesistente. Quindi non è che ti risponde l'operatore, ti risponde nessuno. Allora, piuttosto che basarsi sulle chiacchiere di uno che ti chiama telefonicamente, io sono sempre del parere di andare di persona presso questi sportelli che abbiamo qua in città e chiedere alla persona che sta là, che spesso conosciamo, che spesso sappiamo chi è, chiedere se c'è la tariffa nuova, gli portiamo la nostra bolletta e ci facciamo consigliare se c'è un qualche cosa di più utile per noi, se c'è un qualche cosa di meglio per noi. E se non ci convince, andiamo all'altro sportello di un'altra compagnia che fa lo stesso lavoro e chiediamo consigli dall'altra parte. Però abbiamo sempre a che fare con una persona fisica, cioè ci guardiamo negli occhi. Io penso che non è sbagliato questo fatto di andare di persona, piuttosto che farci prendere da una vocina che chiama, chiamo dall'Italia, poi sempre 50.000 chiacchiere, e anche quando uno non può parlare insistono, poi ci sono dei bravi operatori, per l'amor di Dio, sono delle persone gentilissime, ma ci sono anche degli operatori un po' maleducati, insistenti e anche petulanti. E quindi prima di accettare queste proposte nuove che vengono fatte con tanta enfasi, io sono del parere di essere un po' prudenti, molto prudenti. Quindi, come dicevano i nostri antichi, a usanza nuova non corre. E i nostri antichi lo dicevano che quando si trattava di usanza nuova, loro la intendevano come una qualunque novità, quindi non per forza come un'usanza nel vero termine della parola. L'usanza nuova si intendeva una qualunque novità, gli antichi le novità le hanno viste tutte quante. Noi oggi, con il grado di progresso che abbiamo, scusatemi, ci sembra che sia tutto nato così, ci sembra che è tutto normale lo sviluppo tecnologico, che è tutto normale avere il computer, che è tutto normale avere il cellulare, la videocamera, avere la internet, i droni, le macchine elettriche, la macchina sia elettrica che a benzina. A noi sembra tutto normale questo, ma 100 anni fa, 150 anni fa, non era normale. 150 anni fa, quando sono cominciati ad aversi i primi sviluppi delle industrie, le prime novità a livello
manufatti, di motori, di tecnologie. Tutto ciò che si vedeva da un giorno all'altro era la novità, era l'usanza nuova, perché i nostri bisnonni hanno vissuto il passaggio dal nulla, cioè che non tenevano niente, tenevano solamente lì la legna per accendere il camino. Sono passati al vedere la nascita delle macchine, delle moto, della televisione, i primi programmi appunto televisivi, la radio, le prime trasmissioni radiofoniche, il telefono. Il telefono una volta, chi lo teneva il telefono? I primi che hanno avuto il telefono lì con la cornetta tranquillamente. Quindi i nostri bisnonni, i nostri nonni, hanno veramente vissuto l'usanza nuova, hanno vissuto il passaggio da qualche cosa che non c'era a qualche cosa che è stato inventato nel frattempo. Mentre noi stiamo vivendo il passaggio da ciò che c'era a ciò che è migliorato, quindi da ciò che ci stava, dal computer che ci stava 30 anni fa a quello che oggi è stato migliorato, i nostri nonni, i nostri bisnonni sono passati da qualche cosa che era zero a quello che è stato creato, inventato e che quindi hanno cominciato ad usare. Ed ecco qua la loro titubanza, il loro fatto di essere scettici davanti alla novità, e quindi non si facevano prendere dall'entusiasmo e correvano subito a mettere la cosa nuova, l'usanza nuova. Calma, dicevano, calma. Ecco, usanza nuova non correre verso l'usanza nuova, non correre troppo verso la novità. Vediamo prima che effetto fa, vediamo prima se sta cosa riesce bene, se riesce male, se è una cosa affidabile o meno. Poi se riesce buono me la faccio pure io, se no so cacchio di che se l'ha fatta, e se è uscito sto materiale nuovo, e vediamo prima che roba è, e se mi conviene, se è una cosa buona, lo faccio pure io, se no è triste che l'ha fatta. Cioè era questo un po' il succo, proprio detto in parole povere, povere, di quello che era la mentalità del tempo. Però logicamente sempre in tema di usanze, c'erano poi delle abitudini o delle tradizioni che riguardavano determinati eventi. Che ne so, quando c'era qualche matrimonio, qualche bella notizia, quindi il fatto di andare a trovare la casa della sposa, i familiari o dello sposo, e andarci in un determinato periodo, prima del matrimonio, no, dopo, sì, rientro al giro di nozze. Cioè c'erano delle procedure. Che anche quelle erano delle usanze, cioè canusa usa fa cuce, e al matrimonio sa usa fa lucestre che tutti doce, no, lo paese nostro non sa usa a fa sta cosa. Oppure le usanze quando purtroppo veniva a mancare una persona, il famoso consolo, quindi portare alla famiglia che aveva avuto il lutto, gli si portavano delle vivande, no? In genere pasta, zucchero e caffè, o gli si portava la bottiglia di liquore, proprio perché, ripeto, l'usanza era quella di sopperire alla necessità di quel momento di chi aveva avuto il lutto in casa, gli si portavano appunto dei viveri per consentirgli di andare avanti, magari visto che si erano fermati, che non avevano potuto fare la spesa in quei giorni in cui c'era stato il lutto per di mezzo, e quindi anche queste erano usanze. E sono quelle usanze che oggi si usano poco e niente. In molti casi queste usanze sono state sono state spazzate via dalle nuove mode, dalle non usanze. Infatti oggi non si usa quasi più nulla. Purtroppo, fra le tante cose che sono state soppiantate, fra le tante cose che non si usano più, una bella usanza che sta scomparendo e che è diventata una cosa rara è il rispetto. Prima, fino a qualche anno fa, si usava dare il buongiorno, dare il buonasera, quando si incontrava una persona si usava il salutare la persona, quando stavi a casa di qualcuno, che un qualcuno della famiglia si assentava, dice scusate, mi assento, arrivederci, ciao, ciao, ciao. Oggi non si usa più, oggi nessuno ti saluta più, solo le persone di mezza età ti danno del buongiorno o ti danno la mano. Molti, i giovani, secondo me, non gli viene proprio insegnato il fatto di salutare, di rispettare gli altri. Oggi si fa un saluto con il capo, se si fa pure, perché oggi purtroppo il saluto
si fa solo tramite il messaggino del cellulare. So di persone che fanno il compleanno, che gli stessi familiari, invece di fargli gli auguri, gli mandano un messaggio con un cellulare. Beh, da noi si usava che quando c'era il compleanno, in famiglia ci si dava il bacio, l'abbraccio, si facevano gli auguri. Era usanza farsi gli auguri in un modo molto caloroso. Era usanza rispettarsi. L'usanza de mo, ed è un'usanza verso la quale io non corro, l'usanza de mo è quella che non ci sta chi lo rispetta. E quindi a questa usanza gnova di non rispettare più nessuno, di stare alla larga, ma di essere così freddi, di essere così sconosciuti, che non si conoscono più i parenti quali sono, che vedo dei giovanotti, delle signorine, figli di parenti, figli di parenti stretti, che manco guardano in faccia. Allora, queste usanze nuove di non salutare nessuno, sinceramente, io personalmente, verso queste usanze qua, non mi ci avvicino, non è che non ci corro proprio, non mi ci avvicino proprio a queste usanze qua. E faccio i complimenti sempre a quei rari giovani, sia ragazzi che ragazze, che sono ancora rispettosi, e per fortuna ce ne sono ancora, qualcuno c'è ancora tra i miei parenti, che quando mi vedono mi salutano, mi chiamano da lontano. Mi capita che io sto sul balcone, alla strada di fronte, un po' più distante, passa qualche ragazzo o ragazza rispettosa, mi chiama: "Ciao Carlo, buongiorno Carlo, buonasera Carlo." E io faccio i complimenti a questi ragazzi, li apprezzo, perché sono diventate delle mosche bianche, sono diventate delle rarità. E io apprezzo quelli che l'usanza del rispetto non l'hanno cambiata, ma la mantengono bella, viva e salda. Poi passano altri che ti vedono e girano la coccia con la tre quarte, perché non sono abituati a salutare. Sono quelli che hanno adottato l'usanza nuova del menefreghismo. Beh, signori, ognuno si comporta come vuole, ognuno dà ai propri figli l'educazione che ritiene opportuno dare. Però, se l'usanza nuova deve essere quella dell'indifferenza, della maleducazione, del non rispetto, io veramente attuo questo proverbio che dice: a usanza nuova non corro. Io verso queste abitudini di menefreghismo, di distacco, io da queste usanze prendo le mie distanze. Prendo le mie distanze e spero di rimanere all'antica, adottando ancora quello che era il calore che ci ha sempre contraddistinto dai nonni, dai genitori, quel calore e quell'amore che ci ha sempre unito, perché quando ci si vuole bene, ci si rispetta e ci si saluta, è una cosa veramente bella. E questa usanza io personalmente non la voglio perdere. Quindi bisogna avere prudenza con le nuove usanze e tradizioni. Salve, arrivederci.